giro in giro e siamo tornati in Friuli Venezia Giulia, questa zona che a noi piace tantissimo, specificatamente in Carnia. E su un carretto, siete abituati a vedermi un po' da tutte le parti, sui trattori, sugli aerei, sulle navi, siamo su un carretto trainato a cavalli, perché siamo in un'azienda agrituristica, Randis, in Carnia, in un posto molto bello perché è un'azienda aperta tutto l'anno dedicata ai cavalli. Qui c'è possibilità col maneggio di fare delle escursioni a cavallo, di imparare ad andare a cavallo. Adesso siamo qui col proprietario dell'azienda, il presidente Massimo Peresson, presidente di Carnia Welcome, quindi che ci racconta un po', ci contestualizza il territorio, questo Carnia, da che parte a che parte siamo e cosa offre ai nostri visitatori. Beh, diciamo che la Carnia va da Sappada, che ha fatto richiesta di entrare a far parte della provincia di Udine, della regione Friuli Venezia Giulia, e dunque la Carnia va da Sappada a Moggia Undinese. Diciamo che ci sono 5 poli turistici importanti con le diramazioni poi create anche dagli alberghi diffusi. I 5 poli turistici sono Forni di Sopra, Forni a Voltri, Sauris, Ravascleto ed Arta Terme. La Carnia è composta da 28 comuni e da un'estensione territoriale che è la metà della regione Friuli Venezia Giulia, dunque ha una superficie anche territoriale abbastanza importante. Certo. Parliamo di non so, per andare da Forni a Voltri ad Arta Terme ci sono 50 km, per andare da Forni di Sopra a Forni a Voltri ce ne sono un'ottantina, dunque il territorio è vario ed è articolato anche, abbiamo certo. Le vallate anche con culture architettoniche anche diverse, no? Come non so, si va dal legno di Sauris alla pietra, al legno pietra di Forni di Sopra, fino a quello che è nel fondo valle, gli archi gotici, come vedete anche qui, gli archi a sesto grado e tutto quello che è, che comporta anche quella tipologia di architettura che è solo nostrana. Diciamo anche un'altra cosa, un altro fattore che distingue la Carnia dal resto, diciamo, dal resto del mondo, oso dire, no? È che in Carnia ci sono 3 volte le varietà di specie arboree che ad esempio in tutto l'intero territorio della Germania. E cosa c'è poi che distingue anche soprattutto Arta Terme e questa vallata è l'abbalsamento altimetrico. Qui ci sono i pregi dei 1000 metri senza avere gli scompensi dei 1000 metri, e per quello anche la flora particolare, il tipo anche così tante piante, perché anche l'esposizione delle vallate nord-sud ha comportato avere questo abbassamento altimetrico che comporta anche un innesto, un incrocio di fiori, di piante e poi anche di animali che è tanto variegato. Sì, abbiamo trovato in effetti piante varie, animali, la possibilità di questi agriturismi dedicati al formaggio, ai salumi e piuttosto che appunto alle cavalcate, quindi una possibilità di una vacanza varia un po' per tutti i gusti. Beh, diciamo che la mission di Carnia Welcome è quella di proporre i pacchetti turistici e quella di fare la commercializzazione del turismo della Carnia, e noi proponiamo tutti i tipi di vacanza, dalle vacanze attive al soggiorno tradizionale, al soggiorno storico, al soggiorno culturale. Adesso siamo in primavera, subito inizierà il ciclo delle feste, delle erbe, dei fiori, dei funghi, e si andrà avanti con quasi ogni settimana una festa dedicata al territorio che fa sì che il territorio sia anche fruibile. Noi abbiamo anche questa caratteristica di avere 50 malghe alpeggiate che fanno la caseificazione, che producono il formaggio. E questa è una cosa anche che è unica, perché solo noi abbiamo così tante malghe che fanno la caseificazione in quota. E questa è un'altra anche prerogativa anche nostra, e che va a toccare forse anche una gastronomia sana, perché il formaggio in malga è un formaggio ricco di polifenoli, ricco di beta-carotene. La mucca che produce il latte la produce mangiando fibra lunga, e la fibra lunga ha bisogno di un particolare enzima che insieme al polifenoli va a battere il colesterolo, e dunque il formaggio di malga non è un portatore di colesterolo ma anzi un abbattitore, dunque è un formaggio sano, un formaggio anche che fa vivere più a lungo e fa stare
e fa star più bene. Certo. Beh, ma sul fatto che da queste parti si sta bene, insomma, tra le terme, le passeggiate e la possibilità anche di una connessione culturale notevole, abbiamo visto il museo archeologico molto importante e tutta la zona romana che da queste parti, voglio dire, è molto importante da un punto di vista museale, ma anche da un punto di vista di reperti. Beh, sì, diciamo che qui la storia si è incrociata varie volte. Siamo stati tra il norico e il latino, tra il sud e il nord, l'incrocio per tanti anni. E tra i Celti e i Romani ci sono stati vari episodi di pace e di battaglie che hanno comportato anche questa cultura alimentare, culturale e anche nel modo di vivere un po' diverso, certo. Che è il modo di vivere un po' dei carnici, che sono sempre stati degli esploratori anche. Dico sempre che i carnici sono dei marinai di montagna, perché la nostra storia, i Cramar, siamo stati fino poi al dopoguerra, siamo sempre stati fuori, chi rientrava portava. Oltre che, non so, ad esempio tutta la nostra varietà di alberi da frutto, hanno portato anche le culture. Le culture, i movimenti, andavano in Francia, a Parigi, in Germania e portavano qui quelle culture. Vi faccio solo un esempio. Pertini amava i carnici perché? Perché quando era esiliato a Ponza, sull'isola di Ponza erano esiliati anche carnici di Prato Carnico, che avevano fatto un funerale anarchico e li avevano esiliati lì, e lui li ha conosciuti lì e da Presidente della Repubblica è venuto a trovarci, a fare un giro per ritrovare questi anche personaggi che l'avevano poi anche aiutato, perché magari, sai, il nostro Presidente era una persona, era un intellettuale, ma non aveva magari la manualità, e questi personaggi invece erano bravi, lavoravano la terra, coltivavano gli orti e riuscivano a dare anche qualcosa così anche agli altri, certo, di quello che facevano. Beh, ma dai tanti mestieri della carnia l'abbiamo potuto vedere nel presepe di Teno, che è stato veramente una bellissima esperienza, un presepe che naturalmente non c'è solo a Natale, c'è in tutte le stagioni, è stato fatto da questo signore in 30 anni, se ho capito bene, in 30 anni della sua vita, e lì praticamente c'è un piccolo esempio di tutti i mestieri, esatto, che si fanno, e proprio dal fabbro al falegname, certo, al carpentiere, a quello che fa le tegole, a quello che fa le schiandole, a quello che fa il fieno, tutto il mondo, il ciclo agricolo, viene rappresentato lì come veramente era fatto qui da noi. Quindi uno spaccato di vita di questa zona rurale, che però è anche una zona che offre tanto da un punto di vista naturalistico, da un punto di vista di cultura e di armonia dei popoli, perché ho visto gente cordiale e simpatica da tutte le parti. Noi su viaggivacanze.info vi aspettiamo con uno speciale dedicato appunto alla carnia, e da Rosana Fudoli e dal presidente della carnia vi aspettiamo. Venite a fare le vostre vacanze in carnia e rimarrete colpiti positivamente senza ogni dubbio. È vero. Alla prossima.